Allora, vabbè, hai trovato l'errore, ovviamente. Ovviamente nθ non andava a zero, perché n va infinito, no? Quindi non è θ su n, è nθ. Quindi la cosa che ho scritto prima non era vera. Però si può approssimare lo stesso, perché, per quale motivo? Allora, supponete per esempio che n sia pari, facciamo il limite soltanto per n pari. Allora, se n è pari, l'integrale tra 0 e 2π greco della radice di 1 meno coseno di 2kθ in dθ, questo qua è uguale all'integrale tra 0 e 2π greco coseno di 2 alfa è coseno 4 alfa meno sen 4 alfa, quindi qua mi viene radice di 2 sen 4 di kθ in dθ, quindi mi viene radical 2 per l'integrale tra 0 e 2π greco del valore assoluto del seno kθ. Ma l'integrale del valore assoluto del seno fa 4. Quindi qua mi viene diciamo fa 4 radical 2. Quindi mi viene, andando a sostituire, questa cosa qui si comporta, diciamo almeno se n è pari, si comporta come n più 1 per 8 r radical 2, 8 r. 4 radica 2 per radica 2 fa 1. Se n è dispari, diciamo, vediamo un po', se n è dispari bisogna fare un'altra sostituzione qua, facciamo solo nel caso n pari. Allora, vediamo un po'. Ci sta sto risultato? Ci può stare. Diciamo nel senso che 8R piccolo è la lunghezza di una cicloide quando io giro su un piano. Là io ho fatto n giri. Perché R grande è uguale a n piccolo, ma in realtà è come se ne avessi fatti n più 1, cioè nel senso che la circonferenza è girata su se stessa n più 1 volte, perché girando anche sulla circonferenza grande, diciamo, e quindi potrebbe, è plausibile. Poi no, questo non lo so se è corretto, diciamo, va controllato ulteriormente, però è plausibile. Nel caso nostro che n era uguale a 4 sarebbe 40 volte il raggio piccolo. Per confronto, la nostra circonferenza grande sulla quale ruotavamo era 8 pi greco, era 2 pi greco r grande, ma r grande era 4 r piccolo, quindi era 8 pi greco r piccolo. Quindi era nettamente, nettamente più corto. Va bene. Adesso invece voglio fare un altro esercizio simile, cioè non tanto diverso, però sarà una cosa di 5 minuti.
dato. Adesso ho la mia circonferenza. La mia circonferenza piccola, stavolta la metto di dentro. E viene, vabbè, lo potete fare, controllare, eccetera, però n-1 viene perché? Perché il centro della circonferenza non sta a n più 1 r piccolo, ma sta a n-1 r piccolo. E poi viene perché quando la circonferenza gira qua dentro, gira al contrario, quindi qua anche c'è n-1. Va bene, allora mi interessa un caso particolare. Vabbè, potete fare la stessa cosa, calcolare la lunghezza, calcolare l'area, in questo caso calcolate l'area della differenza cerchio grande meno i petali, quindi fare completare l'esercizio con questo qui, potete fare voi per esercizi analogo a quell'altro. Quello che mi interessa è il caso n uguale 2. Questo è il caso n uguale a 4, eh? Che succede nel caso n uguale a 2? Andiamo a fare la parametrizzazione. Questo l'ho dato una volta a un esercizio del compito. Allora, cosa mi viene se n uguale a 2? Viene x di teta uguale y di te aspettate un attimo perché y di te da qua è sbagliato perché allora dobbiamo fare un attimo perché qua probabilmente dovrebbe venire più. Vediamo se con questo errore, con questa correzione funziona. Allora, mi viene 2 R piccolo per il coseno di teta. Okay? Cioè R grande per coseno di teta, cioè per teta uguale a 0 sta qua, per teta uguale a pi greco sta qua, teta uguale a 2 pi greco sta qua. Allora dove si trova? Probabilmente è corretto, poi va controllato, ma probabilmente è corretto. Oh, perché mi interessa mettere in luce questo comportamento? Il comportamento è importante per un fatto storico. Cioè, se tu fai ruotare due ruote, una dentro l'altra, quella che ruota ha raggio la metà, due ingranaggi dentati, no, li fai ruotare uno dentro l'altro, l'altro uno ha la metà dei denti. Ok? Allora che succede? Che un certo punto fisso della ruota piccola descrive una retta, una traiettoria rettilinea, cioè un segmento, va su e giù,
Questo è importantissimo, perché come le hanno fatte le prime linee dritte? E ce la fa con la riga, e la riga chi l'ha fatta? Così. È molto meglio, cioè voglio dire, sì, tu puoi fare una riga tendendo uno spago, quello lo puoi fare, prendi, tiri e ti viene la linea retta, però poi vacci a tagliare un pezzo di marmo, come ce lo tagli? Invece se tu hai due cose dure, quello ti tira, se una volta che hai aggiustato il, diciamo, il raggio, per cui, cioè fare delle cose tonde è facile, tu piandi una cosa, prendi con lo spago, tendi al massimo, c'è una punta, incidi. Nel momento in cui tu hai diciamo le ruote del raggio giusto, la ruota piccola del raggio giusto, metti due ruote di metallo, tu con una punta là riesci a incidere, a tagliare piano piano, ta, 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 tagli una cosa dritta, ok? E questo era, vabbè, non nella forma come al solito, io vi do primo idee scadute che sono state già sfruttate, secondo in forma naive, ingenua, però storicamente questo qua è importante, perché diciamo è servito per fare delle linee dritte, è una procedura che funziona, ok? Ok, va bene, allora adesso torniamo ai nostri criteri di esattezza per le forme differenziali. Sì, probabilmente la Y stava veniva rovesciata la parte interna, quindi forse quello correggeva di meno, lo faceva diventare più. Va bene. Allora, primo criterio di esattezza delle forme. Sia omega una forma differenziale di classe C0 su A. Supponiamo che A sia un aperto connesso. Non mi voglio interrompere, lo spiego dopo cosa significa connesso. L'abbiamo già detto in analisi 1, mi pare che demmo la definizione in generale, però in ogni caso lo dico dopo. Cioè, lo sapete, il fatto di un pezzo su. Poi la definizione precisa la trovo dopo. Poi, diciamo che omega è esatta se e solo se per ogni phi appartenente a phi grande di phi q per ogni phi sì phi grande di phi q sono l'insieme delle curve in cui sostegno parte da P e arriva a Q. Non me lo fate scrivere perché insomma si capisce. L'ho detto, quindi è registrato.
l'integrale di omega lungo φ è uguale all'integrale di omega lungo x. Se solo se l'integrale di omega lungo φ è uguale a 0 per ogni φ chiusa. Quindi quando noi abbiamo che la mia forma differenziale, la nostra forma differenziale mi dà un integrale che è nullo su ogni curva chiusa, oppure un integrale che non dipende dal cammino di percorrenza, dal percorso, ma soltanto dal punto iniziale al punto finale, allora esatto, e viceversa. Allora, questa implicazione già fatta, perché abbiamo visto che se omega era esatta era integrale di f, e allora veniva f di φ di q meno f di φ di p. Se la curva è chiusa, p e q coincidono e viene 0, quindi questo è banale. Poi anche il discorso che questo è equivalente a questo l'abbiamo pure già fatto, perché abbiamo visto che io posso, almeno a parola abbiamo detto, cioè nel momento in cui supponiamo per esempio che il cammino non dipenda, cioè l'integrale non dipenda dal cammino, allora prendiamo la curva chiusa, io prendo un punto sulla curva chiusa, o la curva chiusa non si muove da P, e allora l'integrale viene allora non c'è nulla da dimostrare, perché se invece la curva chiusa non, diciamo, io prendo una curva chiusa che passa per tutto, chiedo scusa, qua ci sta qui, prendo una curva chiusa che passa per tutto, allora io c'ero φ che va da, poi prendo meno ψ va da q a p, li metto insieme e faccio una curva chiusa, questo integrale fa 0, quindi l'integrale su φ più l'integrale su meno ψ deve fare 0, quindi integrale di φ deve essere uguale all'integrale di ψ. Questo dimostra la freccia che va da sinistra verso destra. Se l'integrale non dipende dal percorso, l'integrale lungo una curva chiusa la posso fare facendo la curva che non si muove da P. Ok? Cioè, una curva chiusa parte da P e arriva a P. Allora io prendo la curva chiusa che non si muove da P. Siccome là deve essere 0, l'integrale viene 0, e siccome l'integrale non dipende dal percorso, l'integrale lungo ogni curva chiusa deve fare 0, questo dimostra l'altra freccia. So se sono stato frettoloso, lo ripeto. Questo io non ho capito molto bene. Vabbè, allora lo ripeto. Allora, prima ho dimostrato questa. Allora, c'hai due percorsi, hai φ e ψ. φ e ψ sono messi così, vanno da P a Q. Allora, meno psi, chi è meno psi? Meno psi di t è uguale a psi di psi era definito sull'intervallo ct, no? Cd. La curva meno psi è definita come psi di c più d meno t, t appartenente di nuovo all'intervallo ct. Allora vedi che quando t è uguale a c, qua mi viene d, psi di d, quando t è uguale a d, qua mi viene psi di c, quindi la curva meno psi percorre, fa esattamente quello che fa psi ma all'incontrario, quindi invece di andare da p verso q va da q verso q. L'integrale lungo meno psi, questo è chiaramente equivalente a psi e diverso opposto, è l'opposto. Quindi se io faccio l'integrale di omega lungo psi, questo è uguale a meno l'integrale di omega lungo meno psi. Ok? Questo è evidente. Che abbiamo detto, quando cambia il verso delle curve, l'integrale forma differenziale cambia sempre. Allora, se io metto insieme meno psi e φ, cioè faccio prima φ e poi meno psi, cosa ho ottenuto? Una curva chiusa. Allora, se so per ipotesi che l'integrale lungo ogni curva chiusa fa 0,
cosa scopro? Scopro che l'integrale di omega lungo phi più l'integrale di omega lungo meno psi deve fare 0. Andate a sostituire questa, che l'integrale di omega lungo meno psi è meno l'integrale di omega lungo psi, portate dall'altra parte e avete ottenuto questo. Chiaro? Viceversa, supponiamo, quindi ho dimostrato questa freccia l'ho dimostrata. Supponiamo invece che di sapere questo. Io so questo stavolta, l'ipotesi è questa. Adesso io voglio fare l'integrale lungo una curva chiusa. Questa è la curva chiusa. Sì. Parto da P e arrivo a P. Posso fare un'altra curva chiusa psi di t uguale P, t appartenente a 0, 1. La posso fare questa. Questa parte da P e arriva a P. Qual è l'integrale di omega lungo psi? Fa 0. Per quale motivo? Qualunque sia la forma differenziale, qua tutte le, diciamo, dx con i fa sempre 0, perché x con i non si muove. Quindi l'integrale lungo questa deve essere uguale all'integrale della curva che non si muove, che staziona in B per tutto il tempo. E quindi, siccome i due integrali devono essere uguali per ipotesi, l'integrale lungo ogni curva chiusa deve fare 0. È chiaro? Quindi questo è quindi questo è equivalente a questo. Questo implica questo, ci è rimasto da vedere soltanto questo. Questa deve essere ancora dimostrata. Chiaro? Ok. Andiamo a cancellare di dietro. Dimostreremo che A, diciamo, se A è connesso, prendo Q appartenente ad A, diciamo, prendo X con 0 appartenente ad A, prendo X con 0 appartenente ad A e X appartenente ad A, esiste un cammino Φ che parte da X con 0 e arriva fino a X. Quindi io ho x con 0, ho x e l'insieme dei cammini che parte da x con 0 arriva fino a x è non vuoto. Quindi vado a definire f di x come, allora questo è il mio a, qua f di x è l'integrale lungo phi di omega, dove phi è un qualunque cammino che parte da x con 0 e arriva fino a x. Ok?
diciamo, il fatto che sia ben posta la definizione, nel senso che uno potrebbe dire vabbè, arrivi tu, scegli Fi, arriva un altro, scegli Psi. No, per ipotesi noi sappiamo che se ho due cammini che partono x con 0 e arrivano a x, l'integrale è uguale. Quindi qualunque cammino scegli, l'integrale viene sempre lo stesso. Quindi questa definizione è ben posta. La buona posizione o positura della definizione è data. Adesso io però cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che df in dx con i calcolato in x deve fare ad un i, questo devo dimostrare. Questo è da dimostrare. Per ogni x appartenente ad A e per ogni i compreso tra 1 ed n. Allora, andiamo, chi è df in dx con i calcolato in x? Questo è il limite per t che tende a 0, se vi ricordate, di f di x più t e con i meno f di x fratto t. Questa è una derivata direzionale rispetto alla direzione dell'iesimo vettore della base canonica. Ricordate, f di punto di partenza più t nu meno f di x fratto t, che nu veniva preso di norma unitaria, e con i è di norma unitaria, è la derivata parziale iesima, e la forma più semplice è scriverla così. Se la voglio scrivere per esteso, sicuramente faccio più fatica, insomma, perché devo scrivere tutte le variabili, eccetera, eccetera. Invece così, scritta così, ok. Devo andare a calcolare questo limite. Ma chi è f di x, con, di x più t e con i? Per esempio, in questo caso mi sposto da questa parte e questo è il punto x più t volte e con 1. Siamo in, la figura la posso fare solo in due dimensioni, no? Due, tre dimensioni al massimo. Allora, come posso arrivare io fino a x più t e con 1? E l'idea è molto semplice: siccome il cammino è arbitrario, me lo scelgo io. Fino a x uso il cammino di prima. Da x mi serve soltanto un cammino che vada da x a x più t e con 1. Allora andiamo a prendere questo cammino. Il cammino lo chiamo psi di non posso usare la t perché sta già impegnata. Se ero più furbo ci mettevo h, ma comunque. Adesso che ho già usato la t, scrivo r. Psi di r è uguale a x più, se preferite, r e con 1 per r che appartiene a 0 t. Allora, se r è uguale a 0 viene x, se r è uguale a t viene r, scusate, qua e con i, e con 1 era nella figura, qua e con i. Ok? Allora, quando io vado a fare f di x più e t e con 1, t e con i, meno f di x fratto t, cosa mi viene? Per arrivare fino a x più t e con i, io devo prima seguire questo percorso, poi seguire psi, poi ci devo togliere l'integrale lungo il primo percorso. Non l'ho scritto proprio perché quello là una volta viene considerato col segno più, una volta considerato col segno meno, quindi si cancella. Quindi mi rimane soltanto l'integrale tra 0 a t di che cosa?
qua devo fare? Scusate, devo fare l'integrale lungo psi di omega diviso pi. Facciamo tutti i passaggi. Dove psi è questo qua. Quindi cosa devo fare? Devo fare somma per i che va da 1 per j che va da 1 fino a n di 1 su t per l'integrale tra 0 e t di a con j calcolato in x con 0 più in x più t e con i per la derivata di x con j in de t in de r calcolato in r in de r. Allora qua, scusate, qua c'era r. Ok? Tuttavia, quando andate a scrivere questo per esteso, qua è x con 1, x con i più r, x con n, cioè l'unica coordinata che si muove è la coordinata iesima. Quindi quando andate a calcolare queste derivate fanno tutte 0, tranne quella quando j è uguale a i. Quindi qua cosa mi rimane? Mi rimane 1 su t l'integrale tra 0 e t di a con i di x più r e con i in da r. Allora questo che cos'è? Non è altro che il teorema fondamentale del calcolo integrale. Qua stiamo facendo integrando tra 0 e t questa funzione e la stiamo dividendo per t. Siccome questa funzione è continua, è qua per t che tende a 0 mi viene a con i di x, cioè se preferite no viene a con i di x, ah sì, integrale in dr. Ok, cioè se preferite dico sia epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se t è minore di delta allora a con i di x più t e con i meno a con i di x è minore di epsilon. Ma r essendo compreso tra 0 e 1 questo implica anche che a con i di x più r e con i meno a con i di x è minore di epsilon per ogni r compreso tra 0 e 1, tra meno 1 e 1 se volete. Noi comunque l'integrale stiamo facendo su tra 0 e t, t l'abbiamo preso positivo, il limite possiamo farlo solo da una parte, tanto sappiamo che questa funzione è derivata. Ok, quindi applicate quello, quindi quello là sarà compreso tra con i di x meno epsilon, con i di x più epsilon per t e per trovare la media integrale e trovate per la bilateralità di epsilon, passate al limite e per la bilateralità di epsilon scoprite che il limite fa a con i di x. E quindi abbiamo dimostrato esattamente quello che dovevamo dimostrare. Noi dovevamo dimostrare questa e l'abbiamo dimostrato. Quindi vale questo primo criterio di esattezza. Quindi il primo criterio di esattezza cosa dice? Allora facciamo un attimo un riepilogo. Allora facciamo un attimo un riepilogo.
dopodiché passiamo al secondo criterio. Abbiamo introdotto le forme differenziali, integrali, curvilinee delle forme differenziali. In verità, queste qua, noi diciamo, esiste una teoria più estesa. Noi faremo soltanto, le abbiamo chiamate forme differenziali, ma in realtà queste si dovrebbero chiamare uno forme differenziali. Le uno forme differenziali si integrano sulle curve. Le K forme differenziali si integrano sulle superfici di dimensione K in Rn. Allora, partiamo da casi semplici, n uguale a 2, n uguale a 3. N uguale a 2, cioè sostegni delle curve in R2. In n uguale a 3 dobbiamo ancora definire, ci sono oltre il sostegno della curva, io posso avere un'elica in R3, posso avere un filo di ferro in R3 come sostegno di una curva e così via, ma posso anche avere un pezzo di superficie. Noi una porzione di superficie regolare la definiremo prossimamente. Ok? Perché ci sono da calcolare le lunghezze delle curve, ma ci sono da calcolare anche le aree delle superfici. E va bene. Però vedete che in R3 ho sia le lunghezze, per esempio ho un solido, ho diciamo alcuni spigoli oppure alcune, diciamo, le attaccature tra le superfici sono sostegni di curve, quindi sono da, per esempio, che ne so, un tronco di cono, cioè due circonferenze sopra, oppure lo taglio non orizzontalmente e sopra mi viene un'ellisse e così via. Però ho anche le superfici, quindi ho, diciamo, delle oggetti di dimensione 1 ma anche oggetti di dimensione 2. Ok. Poi, se potessi disegnare le cose in R4 avrei di nuovo dei sostegni di curve, le curve le abbiamo definite a valore in Rn, quindi che ce ne importa quando è n, ce l'abbiamo in R2, in R3, in R4, in R quanto ci pare, avrei di nuovo delle superfici bidimensionali, però avrei anche delle superfici ipersuperfici tridimensionali, perché un ipersolido di R4, la sua frontiera sarà una superficie tridimensionale. Se io prendo la sfera unitaria in R4, x1 quadro più x2 quadro più x3 quadro più x4 quadro minore uguale di 1, se vado a mettere uguale a 1, quella è un vincolo su 4 variabili e 3 rimangono libere. Quindi quella là sarà, se è la superficie della sfera, è una superficie, ma non è una superficie nel senso bidimensionale del termine, è un'ipersuperficie tridimensionale. Ora, per i nostri scopi, noi questo discorso non lo facciamo, ma si può fare, si può fare. Più sali di dimensione, più ti rendi conto che l'integrale più potente è quello delle forme differenziali. Perché? Diciamo, c'è un modo naturale di estendere questo tipo di integrale alle superfici k dimensionali in Rn, che è usare le k forme differenziali. Ok? Noi questo non lo faremo, quindi non faremo. Noi cosa potremmo fare? Potremmo fare le due forme differenziali che andranno integrate su lungo superfici di R3. Questo non lo faremo per scelta, perché non vogliamo introdurre confusione, però si può fare in realtà. Se uno vuole vedere la teoria delle K forme differenziali, che poi tra l'altro serve molto a capire bene come stanno le cose, perché per esempio noi vedremo anche le formule di Gauss-Green, poi vedremo il teorema della divergenza come conseguenza delle formule di Gauss-Green, poi vedremo il teorema di Stokes. In realtà sono tutti figli di uno stesso teorema, che d omega fa 0, cioè se noi facciamo il differenziale esterno di una forma differenziale viene una due forma differenziale in R3, diciamo d omega fa sempre 0. Però questo qua non siamo in grado di poterlo spiegare qua. Tornando a noi abbiamo introdotto
queste 1 forme differenziali. Abbiamo chiamato forme differenziali perché non ne useremo altre. Le forme differenziali si indicano lungo le curve, tengono memoria del fatto se sto percorrendo la curva in un verso o nell'altro. In generale dipendono, il loro integrale dipende dal verso di percorrenza, non dipende quando passo da una curva a una curva equivalente ed equiversa, quindi il discorso se percorro la curva più velocemente o meno velocemente non fa niente, dipende sostanzialmente dal sostegno che percorro, da quante volte lo percorro, quello sì, perché fa cambiare l'integrale, da in che verso lo percorro pure, ma fa cambiare solo il segno dell'integrale. Poi abbiamo introdotto delle forme differenziali speciali, quelle esatte, in cui l'integrale te lo puoi fare senza fare nessun calcolo, perché diciamo, se conosci una prima medida della forma, questo è uguale alla prima medida della forma calcolata nel punto di arrivo meno la prima medida della forma calcolata nel punto di partenza. Ok? Quindi queste forme differenziali si chiamano esatte. Allora queste forme differenziali noi le ricerchiamo come pepite d'oro, perché se sappiamo una forma differenziale esatta, diciamo, sicuramente stiamo a posto, perché diciamo, tanti calcoli sono semplificati. È un po' è la stessa cosa quando cercate una forza di lavoro, volete sapere se è conservativa. Se è conservativa, avete energia potenziale, allora per calcolare il lavoro fatto al campo di forze sapete che basta considerare la differenza tra l'energia potenziale tra i due punti tra i quali vi dovete muovere. È la stessa cosa. Dopodiché abbiamo visto un primo criterio, allora una condizione necessaria al forma differenziale, se è esatta è chiusa, almeno se ha le derivate se è di classe C1 ed è esatta è chiusa. Poi abbiamo visto che se una forma differenziale è C0 e sappiamo già che l'integrale, questo è quasi tautologico, questo criterio non è utile tantissimo da un punto di vista pratico, più teorico, ma pratico meno, perché? Perché dice, sì, è esatta se l'integrale non dipende dal percorso, vabbè, ma io quello in genere voglio sapere che è esatta, così so che il mio integrale non dipende dal percorso, cioè un po', se no diventa il cane che si morde la coda. A questo punto abbiamo per rispondere a questo problema abbiamo il secondo criterio. Mi dice che ho una omega forma differenziale di classe C1 su A. A è un aperto, e qua ci metto una parola che scoprirò dopo. Allora omega è esatta se e solo se omega è chiusa. Oh, questo è un bel criterio, perché controllare la chiusura di una forma se è C1 è facile. Faccio vedere la incrocio, vedo se sono uguali e sta a posto. Se non ci aggiungo niente, il teorema è vero? Può essere vero? Perché no? Che abbiamo fatto un'ora fa? Abbiamo preso una forma differenziale che era chiusa e abbiamo fatto vedere che non era esatta. Quello è esattamente il controesempio che in generale non tutte le forme chiuse sono esatte. Però qual era il problema? Il problema è che nel nostro dominio della forma, che era R2 meno l'origine, ci stava un buco. Allora dice, forse magari se il buco non c'è sto criterio vale. Allora uno qua ci mette stellato. Che significa stellato?
definizione, A si dice stellato se solo se, per definizione, esiste x con 0 tale che sigma x con 0 x è contenuto in A per ogni x appartenente ad A. Attenzione, sigma x, x con 0 x è il segmento congiungente x con 0 ad x. Ok? Quindi a come è fatto una vertice stellata? C'è un punto, voi che siete abituati a trattare di elettronica, di informatica, eccetera, chiamatelo pure centro stella, dal quale io posso traguardare dritto per dritto tutti gli altri punti. O per meglio dire, qualcun altro lo potrebbe chiamare panopticon. Sapete cos'è il panopticon? È un tipo di prigione nel quale è fatta in maniera tale che una sola guardia messa in un certo punto può vedere tutte le celle, quindi è fatta a un po' a semicerchio, a semicirconferenza. Quindi da x con 0 io vedo dritto per dritto tutti gli x. In realtà, allora, questo fatto che noi consideriamo l'aperto stellato ci semplificherà piuttosto anche la dimostrazione. Alquanto anche la dimostrazione. Però è realmente necessaria questa ipotesi? Quale sarebbe l'ipotesi vera, secondo voi? Che in A non ci siano buchi. Allora, l'ipotesi vera è che A sia semplicemente connesso, cioè che non ci siano buchi. Però, allora vediamo qua. Scusate, vediamo un attimo. Ma un aperto stellato siamo sicuri che, senza, che non ha buchi? Sì? Non ce li ha i buchi. Allora, immaginate che abbia un buco. Siamo in due dimensioni. Dovunque mi metto, dall'altra parte del buco, non ci posso andare dritto per dritto, anche se tolgo solo un punto. Allora, prendete un qualunque punto x con 0, congiungete col punto del che ho tolto, prolungate, e quello che sta oltre quel punto non sta, diciamo, aperto con un buco, non sta là, sicuro. Quindi noi però qua ce la capiamo elegantemente, perché non dobbiamo neanche definire i buchi, semplicemente connesso eccetera. Diciamo solo che stellato funzionerà. Ma funziona perché stellato vuol dire, diciamo, implica che non ha buchi. Non è detto, questo qua non è stellato, ma su questo insieme qua funziona perché non ha buchi. Quindi se una forma differenziale fosse esatta qua sopra, non ci sarebbe nessun tipo di problema. Se fosse chiusa qua sopra sarebbe sicuramente esatta, perché quel tipo di insieme là non ha buchi. Chiaro? Ok.